Si svolgeranno giovedì i funerali di Rosaria Lobascio, la giovane 22enne di Sala Consilina, morta in seguito a un intervento di riduzione dello stomaco. Dopo l'esame autoptico effettuato martedì, la salma è giunta nella chiesa di Sant'Eustachio, dove è stata allestita la camera ardente. Le esequie saranno officiate giovedì alle 9.30 dal vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Intanto continuano le manifestazioni di solidarietà alla famiglia della giovane per una tragedia che ha lasciato sgomenta l'intera comunità di Sala Consilina e del Vallo di Diano. Il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha incontrato i familiari di Rosaria, manifestando loro la vicinanza sua e dell'amministrazione comunale. Sulla vicenda è intervenuto anche il comitato, se non ora quando, Vallo di Diano, che attraverso una nota stampa ha chiesto la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali. E sulle modalità della morte della giovane è ancora tutte da chiarire, anche a livello di eventuali responsabilità, per le quali è in corso un'inchiesta che vede indagati 11 medici, si registra l'intervento del consigliere comunale Giuseppe Colucci, che chiede al comune di Sala Consilina di costituirsi come parte civile. La costituzione di parte civile da parte del comune di Sala Consilina, sottolinea Colucci, è necessaria per sostenere un legittimo desiderio di chiarezza e di giustizia della famiglia Lobascio sull'operato delle strutture sanitarie. Ma è necessaria anche e soprattutto per fare luce sulla situazione in cui versa la sanità del Vallo di Diano e per capire quali interventi sono necessari e per garantire un degno servizio sanitario ai cittadini. Secondo il consigliere di Progetto Sala, probabilmente se l'ospedale di Polla, dove Rosaria è stata ricoverata dopo le dimissioni dall'ospedale di Mercato San Severino, avesse disposto di attrezzature idonee, forse non staremmo a parlare di questo triste caso. Per Colucci, gli interventi sporadici della Regione Campania destinati alla sanità del Vallo di Diano rimangono il fanalino di coda rispetto ad altri nosocomi della provincia di Salerno. Da anni, sottolinea il consigliere di Progetto Sala, assistiamo a una lenta agonia dell'ospedale di Polla e ogni tanto in occasione di elezioni si vede qualche intervento che rimane soltanto un palliativo.